Finalmente una casa tutta Scavolini, il posto più bello per stare insieme. Buonasera, buonasera, buona serata. Eccoci qua. Buona domenica a tutti. Dove andate? Buonasera, mi accompagna il pubblico del Teatro delle Vittorie. Sentite che applauso. Grazie, questo applauso è da condividere con tutto il gruppo di Affari Tuoi, da condividere con voi a casa. Io stasera, prima di iniziare a giocare, devo mettervi al corrente di una cosa molto seria. Ogni anno 175.000 bambini si ammalano di cancro. L'85% di questi bambini sono nei paesi più poveri del mondo. Sole Terre vuole garantire medicine e chemioterapie ai bambini malati. Se vuoi sostenere Sole Terre, puoi inviare un SMS da 2 euro al numero 45502. Oppure puoi chiamare da rete fissa. Diventa grande contro il cancro e fai diventare grandi i sogni di oltre 8.000 bambini. 45502. Bene, siamo qui, siamo ad Affari Tuoi, abbiamo parlato di un tema molto importante. Ora pensiamo un po' a Ludica, a fare il nostro mestiere. Salutiamo il nostro notaio. Buonasera, signor notaio. Buonasera Max. Buonasera, ben trovato. Una piccola cosa, dato che lei ha parlato del cancro dei bambini. Credo che sia importante, 2 euro sono poche cose, ma messi insieme sono tante, e la cura dei bambini è una cosa importantissima per il mondo e per tutti noi. I bambini sono la nostra speranza. Ne siamo tutti molto coscienti e ci rendiamo conto di che messaggio importante sia questo e quanto chiediamo poi a tutti voi, a noi stessi, in prima persona. Voglio salutare anche l'avvocato Barbara D'Agostino, che è presidente della Consumatori del Lazio. E salutiamo anche Andrea Matiacic, ma sì, Buonasera, perché non salutarlo? Ben trovato, signor Matiacic, in questa serata qui ad Affari Tuoi, e un benvenuto lo diamo a questo giovane ragazzo che è la new entry del Lazio. Benvenuto tra noi. Buonasera, ciao Max, sono Federico Ceron, vengo da Cisterna di Latina, ho 26 anni e sono qui per vincere 1.500.000 euro. 1 milione per me, 5 euro per fare il regalo al dottore. Benvenuto comunque Federico, benvenuto. Mi piacciono i concorrenti, belli, carichi. E voi 20 rappresentanti di 20 regioni italiane, siete carichi? No, perché dovete saperlo, uno di voi adesso giocherà. Conosciamo chi? Potrebbe giocare con noi, chi lo sa, Gismondo con le sue bizzarre cravatte. O magari la veterana Nicoletta. Oppure, chi lo sa, Simone della Calabria. O magari sarà arrivato il turno di Silvia con un kimono. Una partita un po' orientale potrebbe essere stasera. O magari, chi lo sa, se non è... Giocano le Marche! No, Marcolino! L'avete già visto giocare, eh sì. Lui, che è il concorrente delle Marche, al pacco matto trovò un paio resti. Cosa è successo? Beh, riguardiamolo. Gioca lui, il piccolo grande uomo. 4 in Piemonte. Apri. Via, via. 500.000 euro. Pacco matto, sì, tiro perfetto. Bravo Marco. Pacco matto riserva. Io ritorno al mio posto. Bene, ritorna in postazione al Bayern Resti, se n'è tornato al suo posto, è giovanissima, ha 22 anni. Allora, concentrati, chissà se questa sarà l'ultima partita, magari se con l'arrivederci al Bayern Resti tornerà di nuovo al tuo posto. Perché io nel frattempo, mentre tu ti concentri e ti sistemi, devo dire che anche stasera ad Affari Tuoi c'è il gioco telefonico musicale. Eccolo là, quel pacco tutto d'oro. Quello che può regalare ad uno di voi 1.000 euro in gettoni d'oro. Allora, attenzione, vi chiedo il nome del cantante che ha cantato e canta Balliamo sul mondo. Balliamo sul mondo.
sarà Ligabue opzione 1 o Jovanotti opzione 2. Se volete giocare con noi basta inviare un sms al 478-4781 oppure chiamare da telefono fisso 89 40 40 al costo di neanche un centesimo. Ve l'ho già detto, uno di voi potrà vincere 1000 euro in gettoni d'oro. Marco, eccoci qua. Allora, prima di ripartire, buonasera. Prima di ripartire, ricordiamo, tu arrivi da? Io vengo da Macerata. Macerata, una delle città più violente che esatto. Ci stanno in Italia. Macerata, se non c'era Giochi Senza Frontiere al telegiornale, non la sentiva. Rivoluzione. Mai. Tranquillissima, proprio, città. E tu cosa fai? Che mestiere fai? Io lavoro come commesso in un negozio di abbigliamento da 3 anni. Uomo o donna? Uomo e donna. Uomo e donna, sì. Entrambi, tutta la famiglia. Vestiamo a tutti. Vesti a tutti. Belli e brutti. Belli e brutti. Era una battuta questa? Non mi ha fatto ridere per niente. Chi ride? Chissà se ha fatto ridere il dottore! Dottore, voleva farci un vestito su misura? No? Ah, il dottore non vuole farsi il vestito su misura, vuole farsi un concorrente su misura. Se le serve una taglia piccola, ce n'ho uno perfetto stasera, eh? Un taglia piccola. Però, molto arguto. Allora... Ancora prima di partire, tieni o cambi il tuo pacco? Per adesso lo tengo. Rifiuto il cambio. Rifiuta il cambio! Andiamo a conoscere quindi il tabellone che ti aspetta. Là ci sono, in mezzo ai pacchi con i soldi, dei pacchi che rappresentano dei giochi, giochi di strada, giochi da cortile che si sono fatti e magari si fanno, me l'auguro, per molti ragazzi, per molti bambini, tuttora che io ho giocato personalmente sia a Quattro Cantoni, che a Rubabandiera, che a Mosca Cieca, ho fatto anche lo schiaffo del soldato, Regina, Reginella, la ricordo. Solitario non sono mai stato capace, ballo della scopa quante volte me l'han passata e sotto muro sono i giochi da cortile di cui parleremo questa sera ad Affari Tuoi, ma sicuramente non è per vincere le spiegazioni di battimuro, anzi sottomuro che sei venuto qua. Cosa vuoi Marco? Io voglio vincere 1 milione di euro. Vuole vincere 1 milione di euro e allora andiamo smargiasso. I primi 6 pacchi e subito iniziamo col super pacco. Attenzione, Marco Calvani da Macerata. Il mio super pacco è il 18, la Puglia. Super pacco 18, la Puglia, Stefania. Sei fidanzato, Marco? No. No. Felicemente single. Non c'è? Felicemente single. Felicemente single. Non è vero. Per volontà, chiaramente. Come la vorresti una ragazza? Come può essere? Beh, mo me lo dirai. Prima dimmi che vuoi che ci sia qua dentro. Cosa pensi, anzi, ci sia qua dentro? Lì dentro c'è lo schiaffo del soldato. Ma come si fa? Come si fa a non capire che c'è Mosca Cieca? Mosca Cieca! Apriamo un blu! Hai mai giocato a Mosca Cieca, Marco? Sì, sì, sì. Ti hai giocato da bambino? Quando ero più piccolo. Anche quando se adesso non so grande da... Però ci ho giocato. Cosa serve per giocare a Mosca Cieca? Beh, un bel giardino, una benda sugli occhi e voilà! Il gioco è fatto! Ce la farà il bambino bendato ad acchiappare i compagnucci che gli girano intorno? Chi lo sa? Una raccomandazione, quando giocate a Mosca Cieca nel giardino, beh, evitate il giardino pieno di grosse piante grasse tipo cactus, insomma, cioè evitate le piante rischiose, spinose. 5 tiri, andiamo! Senti il saltarello, lo senti un po'? 19 la Liguria, Nicoletta. 19 la Liguria, Nicoletta. Apri. 5.000, va bene, 5.000 euro, 5.000 euro. Vai Marco, si balla. One Direction. Trentino Alto Adige. Apri. La X, vai pure a pescare, cammina, vai, eccolo qua. Un giovane ragazzo, Marco Calvani, da Macerata. Commesso in un negozio di abbigliamento. 22 anni, felicemente single.
eccolo qua, Gianni. Chissà se dopo affari tuoi non cambi qualcosa nella sua vita anche sentimentale, eh? Ti hanno scritto qualche ragazza a Macerata, ti ha detto qualcosa? Troppe. Eh? Troppe? Parecchie. No, davvero, davvero. Funziona la televisione, eh? Sì, sì. Infatti volevo salutare tutti i fans che ogni sera... Ma che sei? Justin Bieber, quello che stiamo ascoltando. Justin Bieber ormai. Il Justin Bieber di Macerata. Ma sai ballare? No, no. Io vendo, come... faccio il commesso. Senti, come questo, sai, no? A volte la televisione è un'opportunità anche per cose private come questa. Cioè, come deve essere la ragazza giusta per te? Come la cerchi? Come immagini? Dacci qualche dettaglio. Tu come sei? Fatti conoscere, sei un ragazzo come? Io sono un ragazzo, mi piace tanto viaggiare. Sì? Quindi... Dove sei stato? Dove sei stato? Sono stato in Cina, in Australia. In Cina dove? Dove? A Hong Kong. Hong Kong? In Russia. A Hong Kong. In Hong Kong. Russia dove? Russia? Mosca, San Pietroburgo. Hai conosciuto ragazze, vero? Sì. Locali. Avevo conosciuto una ragazza, di la verità. Un attimo, scusa, una ragazza hai conosciuto? Dopo mi ci sono fidanzato. Sì, davvero? Con la russa? Con la russa. So stangone, Beh, quella era piccoletta, come me. Sì, l'hai trovata taglia piccola. Era l'unica taglia piccola. Lui l'hai presa te, era rimasta l'ultima small l'ho presa io. E com'è andata, com'è andata? Scusa, sono curioso. All'inizio bene, dopo... Avevo fidanzamento? Sì, sì. Seria, una cosa seria. Ma davvero? Come andava a finire? Poi la cultura diversa. Dopo la cultura diversa, così. Io sto sempre a contatto con il negozio, con le persone. Lei era gelosa, io devo pure lavorare. Beh, io dico, ho capito a te. Vabbè, timbriamo. Allora. X, l'apro, Y resta in gioco. D'altronde quando uno c'è il fisico, che vuoi fare? Ma che c'è? Fuso con Macerata, le capisce un po' dopo. Mi arrivano un po' dopo, Y. Ottime notizie, bravo Marcolino, ridiamo e scherziamo, facciamo i fatti. Trentini. Forse qualcosa dalla Russia? No, speriamo di no. Non è finita bene bene, no, diciamo, no. Meglio di no. Vediamo da dove arriva, forse allora Macerata. Silenzio tutti! Marcolino, ma non è ora che torni a casa? Qui tutti ti cercano, chiedono di te. Che hai scambiato affari tuoi per una vacanza? Ti sei dato proprio una pazza gioia con tutte quelle donne sempre attorno? Sei un grande, gioca tranquillo. Se non riesci a battere il dottore, riportati almeno un pacco con dentro una bella ragazza, anche se qualche soldino ti servirebbe. Ciao, a presto! Mamma. Ringrazio mamma che è... grazie a mamma sto qui a fare i tuoi. L'avevo detto anche... È lei che ha telefonato. È lei che ha telefonato e io, testardissimo, dico, possibile che... tra tutte le persone prende proprio a me. Invece sto qui. Ma avevamo poco posto e tu eri proprio impegnativo, lo mettiamo là al centro. Dai Marco! 4, la Valle d'Aosta. Vai Michele, prego. 75.000, altri due tiri. Chiamo il 12, la Sardegna. Alessandra. Alessandra, sì. Vediamo. Pacco matto. L'altra volta ha segnato la partita di Marco Calvani. Eccola qua, questa sfera, questo pianeta che ogni sera, così algido, così etereo, può cambiare le sorti di una partita. Io credo che tu ora... Tutto voglia tranne che la rivederci, perché questa prima mancia è stata eccezionale. Manca un solo pacco, anzi siamo arrivati, perché l'ultimo pacco era proprio il pacco matto. Pensa a pescare la rivederci ora, proprio tu che l'altra volta col Bayern resti, sei tornato al posto. 8 strade, sta a te scegliere la tua. Da 41 puntate non esce raddoppia.
Di nuovo! Come l'altra volta, vai o resti? Silenzio totale! L'altra volta uguale, è uscito il pacco matto, sono ritornato al posto. Sì. Puoi tornare anche stavolta, Dopo non ritorno più al lavoro. Ah, vogliamo aprire le altre pergamene? Potrebbe sembrare che lui ha avuto... sfortuna. Aiutami. Sì. No, sembra magari, sai, vai o resti, Guarda un po' qua, che c'è in quella? Come si fa? Scarta un pacco. Ho capito, va. Va a vendere mutande al negozio, tu, ho capito. Neanche la pergamena. Di mezza. Bastano due, tre? Ma ci credete? No, guarda, proposta indecente. Siamo velocissimi. Arrivederci. Non ci vuol molto, basta applicarsi. Cambio obbligato. Ne mancano solamente due. Raddoppia, c'è, basta pescarlo, da 41 puntate non si apre. Mannaggia, ma per... l'ultimo, sono pieno di pergamene, ce la farò? Sì, apri un blu, riuscirei a vederlo. Andiamo. Allora, siedi. Eccomi qua. Ti piace questo tabellone? Bello, bellissimo. Ora però non giochi più per 1 milione di euro. No. Perché il pacco matto. Perché è uscito. Il pacco matto. Quindi è uscito. Devi ancora dirci se col vai o resti decidi di giocare o meno. Io continuo la mia partita. Resti. Resto. Resta! Allora, attenzione, però manca ancora un tiro. È l'ultimo? L'ultimo. Vai tu ad aprire questo pacco. Vai, l'ultimo pacco. Siamo il 3, la Lombardia. 3, la Lombardia. Vediamo cosa contiene. Apri, Daniela. 30.000 euro. Bene. Torna pure qua. 30.000 se ne vanno, ma 4 pacchi rossi, tutti rossi danni 75.000. Quindi possiamo dire che mentre il dottore ha 7 pacchi a suo favore, tu ne hai 6 e 7 se consideri l'incognita Y. Si è già palesato all'inizio per offrirti un cambio ancora prima di iniziare a giocare. Torna con noi il dottore. Buonasera di nuovo, buona domenica a lei, buona domenica anche a te, Marco. Grazie, buona domenica. Bene. Bravo. Ora ti chiedo di chiamare 2 pacchi. Per 2 pacchi l'offerta è 45.000 euro. Sono venuto qui a fare i tuoi per giocare e voglio veramente sfidare il dottore. Quindi ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti. Beh, una scelta molto importante. Sai, è da un po' che non sento pronunciare queste parole. Sono venuto ad affari tuoi per sfidare il dottore, per arrivare fino alla fine. Bene, sono curioso di vedere anch'io come voi come andrà a finire. 2 tiri, da cosa parti? Siamo il 2, il Veneto. Togli lo spago. Apri. Sotto muro, ottimo! Il sottomuro è un gioco che si faceva tanti anni fa con i tappi a corona. Consisteva nel dare una schicchera al tappo cercando di avvicinarlo il più possibile al muro ma senza toccarlo. Chi vinceva, si vede come si usava, no? Si prendeva tutti i tappi degli altri. Ora, il problema è un altro. Cosa se ne faceva di tutti quei tappi? Sai che faceva? Andava alla cassa e se li faceva cambiare con quelli a vite. Intelligente. Un felicista dei tappi. Ultimo tiro, ti ricordo che hai rinunciato a 45.000 euro, quindi
Andiamo, un altro blu. Vai, vai a scegliertelo tu. Io lo vado a scegliere, vado a aprirlo io. Quale pacco scegli? Scegliamo il 6, l'Emilia Romagna. Togli lo spago, Lucia, grazie. Niente di buono. Lo so di aver sbagliato. Due pacchi, uno è andato bene, c'era un gioco, un pacco blu. L'altro 250.000 euro che ora se ne sono andati di fronte a noi. Dottore? Mi dica. Un pacco ora. Un pacco. Ci richiama la tua richiesta ufficiale per smetterla qui. 99.000 euro. Scusa, è 500.000, te ne lo sai? Dottore, ripeti a voce alta. 99.000 euro. Diciamo male. A quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino e amico mio, tutti gli che ci ho mandato. Voi applaudite, applaudite. Voi non sapete che è successo di qua. Il dottore è nero, è arrabbiato perché ha chiesto troppo poco. Adesso ci devo combattere io, dottore, si calmi. 99.000 euro chiedi? Sì. 9.900, li vuoi? Rifiuto l'offerta e vado avanti. Vai, allora vattene a scegliere, va. 99.000, c'è 500.000, ma chiedi 400.000, no? 99.000. Il 13, il Piemonte. 13, il Piemonte? Sì. La nostra geisha, Silvia. Apri. 50.000 euro. 50.000 lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. Sì. La accetti la sfida? L'accetto la sfida. Dottore, sfida. Bene, sfida sia. Due pacchi. Sì. 40.000 euro. C'è ancora 6 pacchi blu e un'incognita. Pacchi devo chiamare? Due. Non tre. Io ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti. Da questa offerta, secondo me, non si torna più indietro. O si va a conquistare o hai, secondo me, un po' definitivamente mollato le scorciatoie. Qua
molti a 40.000 avrebbero ceduto. Questo vuol dire che Marco Galvani ci crede davvero di portare a casa quei 500.000 euro. E noi siamo con lui. Ha avuto molto coraggio, bravo. Ora fa sì che non vada vanificato. Due tiri. La Calabria, il 14, Simone. Apri, Simone. Ballo della scopa, ottimo, bravo! Che coraggio che ha questo ragazzo. Prendiamoci un tempo ludico. Lo conosco bene, il ballo della scopa è un raro esempio di crudeltà. Tu sei lì che balli con la ragazzina che ti piace, stai per tentare una dichiarazione o magari un timido bacino, quando ti arriva uno che ti mette la scopa in mano e prende il tuo posto. Se invece la scopa ti arriva in testa, sei sicuro che non è l'amichetto, ma è la mamma di lei che ha visto che gli stai per dare un bacino e ti ha dato la scopa in testa. Allora, non te la prendere tu la mazzata in testa, vai, scendi. Scendi e chiama il prossimo pacco, vai. Salva 500.000. Siamo il 10, il Friuli Venezia Giulia. Vai, vai. Guardo io. Grazie, Nevita. Apri. Vediamo. 20.000, va bene a questo punto, va bene. Uno che ne ha rifiutati, 45.000 e 40.000. Con 500.000 in giochi, 100.000 all'incognita, non accetto rimpianti se lascia. 20.000 euro. Ma sei... Scusa un attimo, eh. Ma sei andata a beccacce stamattina, perché sei andata a caccia, come ti sei vestito? Guarda il tuo abbigliamento mentre io ricordo che potete continuare a mandare i vostri sms o chiamare per scoprire chi canta Balliamo sul mondo, la canzone di questa sera del nostro gioco telefonico. Bene. Bella. È una di quelle che vendi tu? Sì, sì, sì. Ti fai una gran pubblicità, diciamo, ecco. Dottore! Per tre pacchi, cambio. Questa scelta potrebbe essere decisiva, nel bene o nel male. C'è un numero che, diciamo, mi sta simpatico. Anzi, più di uno. Più di uno. Ci sono due numeri che mi stanno un po' a cuore, come si dice. Però... perché il dottore mi ha proposto per la seconda volta il cambio? E rifiuto il cambio e vado avanti. Tiene il suo pacco, altri tre tiri. Cosa chiami? Chiamo il pacco... numero 17, l'Umbria, Gismondo. Gismondo. Apri. Regina Reginella! Guardala, che bella! Tabellone, altri due tiri. Allora.
Allora, altri due tiri. Il pacco numero 8, la Toscana. Lotto e la New Entry ultimamente non si stanno smentendo mai. Hanno sempre soldi. Che sia così anche stasera. Che diamine, spero proprio di no. Natalia, apri. Quattro cartoni, ottimo! Guardate che tabellone! Vai a scegliere il pezzo! Chiamo Elita all'11 l'Abruzzo. Vado io. Guarda tu che c'è. Vado io. C'è una faccia. Apri. Io mi stupisco di queste megere. Prima bravo Marco, un pacco fa, poi addio sogni di gloria. Che facciamo? Ti ricordo che puoi giocare ancora per 200.000 euro, è molto importante, c'è l'incognito. Dottore, quattro pacchi, o si va in finale o niente. 15.000 euro, li vuoi? Ho rifiutato 40.000 euro, 45.000 euro. Accetti o rifiuti? Rifiuto l'offerta e vado fino in finale. Andiamo, quattro pacchi sono affari tuoi se non salvi quei 100.000. Andiamo che puoi tornare ancora a casa con un sacco di soldi, magari anche 200.000 euro. Forza! Siamo Carmine, 15 la Campania. Vai Carmine. Apri Carmine. Ruba bandiera, sì! Il 9 il Lazio, la New Entry. La New Entry chiami con 100.000. Solitario! Bene! Il gioco 7, Giuseppe Molise, 1 Antonella Basilicata, 5 Marianna, Sicilia. Allora, sono rimasti due pacchi. Chiamiamo l'1 la Basilicata. La tenebrosa Antonella. Apri. 10.000, va bene, va bene. Mal che vada, vai in finale con un'incognita. Vai tu a prenderti la responsabilità di aprire l'ultimo pacco prima di questa finale. Una domanda, Marcolino. Sì. Mentre vai. Sì. Cosa faresti con 100.000 euro? Con 100.000 euro farei mia madre e mio padre hanno il mutuo da circa 30 anni, forse anche qualche anno di più, e li aiuterei a pagare il mutuo e poi sicuramente qualche sfizio personale. A me piace molto andare in vacanza e i genitori mi hanno sempre permesso di viaggiare e per una volta vorrei andare in viaggio con loro. Un viaggio con loro, beh che bello, fate un applauso. In bocca al lupo, 7 Giuseppe del Molise, 5 Marianna Sicilia.
Sicilia, 5. In bocca al lupo. Credi. Li porta ai 100.000 in finale o no? Guardiamo. 100.000 euro in finale! Bravissimo! Che c'è qua? Lì dentro. Pochi soldi. Tanti soldi. 60.000 euro. Bene, prima di giocarci questo incredibile finale da tutto e niente, con dalla parte un gioco da cortile, dall'altra 100.000 euro, devo dirvi di fermarvi, stop alle telefonate, basta telefonate, sms, scopriamo, è arrivato il momento di scoprire chi è il cantante di questa sera, chi canta Balliamo sul mondo. Luciano Ligabue, grande rocker. Ragazzi, sì. 100.000 euro. Tanti soldi all'età mia. Tra te e quei 100.000 c'è di mezzo un gioco da cortile, lo schiaffo del schiaffo soldato. Schiaffo bruttissimo. Lo conosci lo schiaffo, sì, del soldato? Come si fa? Quello così. Sì, uno mette la mano, uno si deve girare. La mano si gira e indovina. Si danno lo schiaffo e tutti. Pericoloso. Cioè, tu rischi di prendere uno schiaffone, tornare a casa senza niente. Attento a ciò che fai, dottore. In questa domenica c'è una cosa che è assurda, è incredibile. Chiunque ha seguito la partita dall'inizio ha sotto gli occhi la strategia del dottore. E quindi questo pacco numero 16 e il suo contenuto possono essere facilmente deducibili, secondo il dottore. Se siete stati attenti, se avete seguito pacco dopo pacco la strategia del dottore. Marco? Sì. Cosa contiene questo pacco? Questo pacco sono sicuro. Io, Max, mi sembra che con oggi, con questa sera, ho fatto. Quante puntate ho fatto? 27? Credo 27, 28. 27, 28 puntate. Stando dall'altra parte, sì, non ho mai, proprio come Regione Marche, non abbiamo mai avuto sopra 75.000 euro. Quindi... Quindi ce l'hai o no 100.000? Io sono convinto che questa volta ho i 100.000 euro. Allora non avrai nessun tipo di fatica a rifiutarne 30.000. €30.000. Quindi da una parte c'è 100.000 euro, dall'altra niente. Il dottore mi offre 30.000 euro. €30.000, Max, devo essere sincero, cioè, in questo momento credo farebbe piacere a chiunque persona. Fisica. Io sono fortunato, lavoro, ormai sono 3 anni che lavoro.
E mio padre mi ha insegnato sempre che i soldi vanno, come si dice alle parti nostre, sudati, vanno guadagnati. Vanno guadagnati. Io sono venuto qui per divertirmi, ci sono riuscito, ringrazio tutti i concorrenti, tutto il pubblico. Sette il Molise. Che succede? Guarda un po'. Marco, mi dispiace come hai giocato la prima partita. Mi meraviglio di te. Non eri il Marco di sempre, sicuro, che non avevi paura di niente. Stasera che hai un'altra opportunità, te la devi giocare tutta. Tu vedrai che vincerai. Così potrai realizzare i tuoi sogni che sono fermi in un cassetto. Ti faccio tanti in bocca al lupo. E mo come la mettiamo? Io sono curioso, guarda, sono proprio spettatore, voglio vedere come finisce. 100.000, schiaffo del soldato, un'offerta, 30.000 euro. La accetta o no? Il babbo ha detto devo giocare. Babbo prima mi dice conta fino a 10, fino a 100. Adesso devo giocare, chi ci capisce? No, perché ne ho fatte, ne ho combinate diverse, che non conto mai fino... Max, sai che ti dico? Io sono arrivato a questo punto della partita, ho rifiutato diverse offerte. Sì. Mi è dispiaciuto queste sere, stando qui, ho visto molti concorrenti, molti ragazzi che poi, tra virgolette, diventano veri amici. Accettare alcune offerte intermedie e poi pentirsi che nel loro pacco c'erano veramente soldi. A me 30.000 euro è un aiutino, servirebbe, però 100.000 euro sono 100.000 euro. Io me la gioco fino in fondo. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Silenzio. Io non mi espongo, però siccome dopo tutti questi anni sono anche un appassionato di affari tuoi, ti do la mano e ti dico grazie perché ci regali. Grazie a voi. Secondo me sei un pazzo furioso. Vero. Sei un pazzo furioso, ma ci regali. Ecco lo schiaffo, cioè se torni con lo schiaffo del soldato. Dopo gli amici me li danno veramente schiaffi. Cioè, guardiamo insieme che succede. Perché c'è un finale da tutto o niente, francamente 30.000 euro erano forse la via di fuga giusta. Che è la mossa del pistolero? Quante ne hai combinate? Tantissime, Max, tante, veramente, non ho mai ascoltato i genitori, prendevo la valigia e partivo, andavo, tutti mi dicono che sono matto, pure io sto contento così. Bravo!
come finisce, guardalo tu. Mi mette in piedi, Max. Purtroppo non è andata, se ne va Macerata con lo schiaffo del soldato, ma noi abbiamo conosciuto un ragazzo giovanissimo, coraggioso, tenace, anche se un po' pazzerello. Donne, se amate il fascino dell'imprevisto, del nulla scontato, in piccolo formato c'è per voi Marco Galvani. Un saluto, noi ci rivediamo domani con Affari Tuoi. Finalmente una casa tutta Scavolini, il posto più bello.